Olimpiadi invernali 2030, il pattinaggio di velocità sarà a Torino, che sogna il periodo del 2006, lo ha annunciato il sindaco Stefano Lorusso. Conto alla rovescia per le NIT ATP Finals, in programma dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena di Torino, tante le novità per l'edizione 2024, presentato il Masterplan. Se non ti porto, non parto, al via la campagna della polizia contro l'abbandono degli animali. Secondo l'ENPA vengono abbandonati 127 animali ogni 24 ore. Massimo Boldi, ambasciatore della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe nel mondo. Il 25 agosto a Corte Emilia l'attore verrà insignito del premio Fautor Langhe Nocciola d'Oro 2024. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con TG Piemonte. Parliamo di Olimpiadi perché il pattinaggio di velocità delle Olimpiadi Invernali 2030 sarà a Torino. È stato annunciato dal sindaco Stefano Lorusso, piuttosto a sorpresa, rimarcando il ruolo sempre più internazionale della città. Il pensiero di molti è tornato quindi al 2006, con quei giochi che hanno cambiato la storia del Piemonte. Sentiamo. Alla fine un pezzetto di Olimpiadi tornerà a Torino. I piemontesi sicuramente proveranno a rivivere almeno una piccola parte di quegli antichi e indimenticati fasti del 2006, quelle poche settimane che hanno cambiato la storia della città, favorendone il passaggio di immagine da grigio centro industriale a meta turistica di primo livello. Torino ospiterà le gare di pattinaggio di velocità agli Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2030, che nelle ultime ore sono state ufficialmente assegnate dal Comitato Olimpico Internazionale alle Alpi francesi. All'ingotto, l'Oval quindi ritorna protagonista dello sport, dopo essere stato uno dei luoghi della cultura, con il Salone del Libro e con tanti altri eventi. Con il desiderio di rivivere quei momenti e le ricadute di questo grande evento sportivo per il nostro territorio, insieme al presidente Cirio abbiamo avviato un'interlocuzione con il Comitato Olimpico Francese, oltre che con la Francia, mettendo a disposizione i nostri impianti. Torino continua nel suo percorso che la sta portando al centro delle rotte dei grandi eventi sportivi internazionali, ha detto il sindaco Lorusso. Le gare del pattinaggio a Torino per i giochi invernali del 2030 assegnati dal CIO alla Francia confermano un fatto che abbiamo sempre sostenuto, ovvero che Torino e il Piemonte hanno tutte le carte in regola per ospitare grandi competizioni internazionali, ha risposto Cirio. Tutti contenti, quindi. Certo, forse ci si aspettava che la notizia arrivasse da Milano e Cortina e fosse per il 2026. Invece è arrivata per il 2030 e soprattutto è arrivata dai francesi. Insomma, la collaborazione tra le diverse regioni italiane necessita di qualche aggiustamento ancora. O forse in effetti Cortina può fare da sé. Invece i francesi, i cugini d'Oltralpe che tanta influenza hanno avuto nella storia piemontese, amati e a volte guardati con sospetto, non hanno avuto problemi ad accettare l'idea di fare qualcosa insieme, qualche cosa che potesse portare vantaggi su tutto il territorio. Il loro territorio, certo, ma senza paura che possa accadere qualcosa di buono anche qui da noi. Anche Comune e Regione, con sindaco e governatore di due schieramenti politici opposti, hanno rimarcato il loro impegno comune per questo risultato, senza provare a darsi reciprocamente fastidio. Insomma, tutto sommato, un bel segnale. Per il Piemonte e per quella capacità di fare squadra che viene citata sempre, in ogni occasione pubblica, ma che poi nella concretezza non è così facile da attuare. I francesi in questo possono insegnarci ancora molto. E parliamo ancora di sport e grandi eventi. Conto alla rovescia per le NIT ATP Finals che quest'anno torneranno a Torino dal 10 al 17 di novembre. Tra le novità, un fan village più grande e aperto anche a chi non assisterà ai match. Vediamo. Il tennis che torna al centro, mancano ancora 4 mesi, ma Torino sembra già pronta a ospitare anche quest'anno il torneo delle NIT ATP Finals. Già venduti oltre 150.000 biglietti, l'Inalpi Arena è vicina al sold out, già piena al 90% della sua capienza. Where champions become champion, questo è il claim della manifestazione. Torino è il posto dove questo può accadere, quest'anno dal 10 al 17 di novembre. Inutile dire che il tennis è già diventato per molti una passione da seguire fedelmente, soprattutto dopo la Sinner Mania. È inutile dire che Torino si trasformerà per il quarto anno consecutivo in un grande campo da tennis a cielo aperto. La novità di quest'anno è che il village sarà ancora più grande, la sua capienza salirà del 30%, passando dai 4.000 ospiti del 2023 agli oltre 5.200 di quest'anno. Altra novità, potranno entrare nel villaggio pagando un biglietto d'ingresso di 10 euro non solo gli spettatori, ma tutti gli appassionati e i semplici curiosi del torneo. L'atmosfera delle finals si potrà vivere all'interno dell'Inalpi Arena, ma non solo, con 122.000
2000 metri quadrati, l'equivalente di 150 campi da tennis, insieme al circolo della Stampa Sporting, che ospiterà gli allenamenti dei campioni, il teatro ragazzi e giovani, che sarà invece la casa dell'ospitality della FTP, e la palazzina dell'ACI, che accoglierà media e staff. Ci saranno più eventi dedicati alla cittadinanza, anche coinvolgendo i campioni, fra le novità anche uno show inaugurale. Nello stesso Fan Village, che cambierà anche aspetto, sarà sport della racchetta tutto tondo, grazie ai campi che nasceranno di pickleball, un nuovo sport che inizia a diffondersi in questo periodo, simile al padel. Ci saranno appunto anche i campi da padel e quelli da beach tennis. I nomi da seguire per gli appassionati sono sempre gli stessi, da Sinner ad Alcaraz, Zverev, Medvedev e Tsitsipas, oltre al campione uscente Novak Djokovic, a caccia di una storica 17ª qualificazione. E dopo il 2025 cosa succederà? Se lo chiedono un po' tutti, la Federazione Italiana di Tennis sembra essere ottimista. Siamo fiduciosi di tenere le ATP per un ulteriore quinquennio, ha riferito il presidente Angelo Binaghi. Sarà un'edizione importante, i numeri rappresentano un'asticella e a me piace superarle. Si sta alzando continuamente, l'obiettivo è fare ancora meglio. Questo è il commento invece del sindaco Stefano Lorusso. La magia delle finals a Torino è anche rappresentata dal fatto di aver coniugato il campo con una città vestita da tennis, conclude. Una magia che il presidente della regione Alberto Cirio sembra sperare ancora per i prossimi anni. Abbiamo avuto anche il gradimento dei turisti e degli appassionati. Questo è il primo presupposto per poter continuare e siamo pronti per fare ancora la nostra parte. Intanto Torino aspetta novembre. E ora invece parliamo di lavoro. Laureati in aumento, ma un calo del numero di persone con un lavoro. Questo ultimo fattore riguarda soprattutto la componente giovanile, quanto emerge dal nuovo osservatorio sul mercato del lavoro di Torino, presentato dalla città. I laureati aumentano a Torino, ma le persone con un lavoro diminuiscono lievemente, principalmente tra i giovani. Nel 2023 si è registrato un modesto assestamento e quanto emerge dal nuovo osservatorio sul mercato del lavoro di Torino, presentato dalla città. Secondo i dati, le persone in cerca di un'occupazione risultano stabili rispetto al 2022 e di poco più numerose rispetto al 2019, più 1%, con una decrescita dell'1% degli inattivi in età da lavoro rispetto al 2022. Viene segnalata poi una crescente proattività delle persone anche grazie all'implementazione di nuovi programmi di politiche attive del lavoro. La componente prevalente è quella femminile, aumenta il peso degli stranieri mentre diminuiscono i giovani under 30. A livello di istruzione cresce il numero di persone con diplomi ITS e, come detto, di quelle con titoli universitari, 24% nel 2023 rispetto al 22% nel 2018, ma ci sono ancora un 37% di adulti esclusivamente con la licenza media. Aumentano le iniziative imprenditoriali da parte di cittadini stranieri. I giovani appaiono meno propensi del passato a fare impresa, mentre resta stabile l'imprenditoria femminile. Ma ora cambiamo argomento. Se non ti porto, non parto. È la campagna della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, fenomeno purtroppo in forte aumento nel periodo estivo. Secondo l'ENPA, infatti, vengono abbandonati 127 animali ogni 24 ore. Se non ti porto, non parto. Il filo conduttore del nuovo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali diffuso sui propri canali social e sul sito istituzionale è quello di combattere questo triste fenomeno che soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento di casi. Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d'amore: non abbandonarli, ma portarli con sé. E chi dovesse vedere l'abbandono di un cane, è sufficiente che chiami i numeri d'emergenza per avvisare le forze dell'ordine. Basta veramente poco. Non partire senza di loro, che sono sempre al nostro fianco, con lealtà e devozione. Lei è meravigliosa, gentile, comprensiva, ma anche forte, dinamica. Donna e poliziotta. Finalmente in vacanza insieme. Certo che andiamo insieme. E tu che ci fai qui? Chi? Io? Se non ti porto, non parto.
E adesso invece ci spostiamo a Cortemila. In occasione della fiera, la confraternita della Nocciola premierà, come ormai una tradizione, una serie di personaggi noti. Tra questi c'è anche l'attore Massimo Boldi. La Nocciola, trilobata, gentile del Piemonte, è così importante, così significativa che c'è addirittura una confraternita ormai storica, importantissima, dedicata a questo prodotto. C'è una confraternita, un sodalizio enogastronomico che dal 2000 la promuove, la valorizza. Tra gli eventi c'è appunto il 25 agosto il premio Fautor Lange, Nocciole d'Oro 2024, perché ormai non è la prima edizione. No, è nato nel 2007, è insieme alla dieta, cioè alla festa della confraternita annuale a cui partecipano anche le altre confraternite italiane e francesi, diciamo l'evento più importante dell'anno. È stato ideato per riconoscere a chi ha promosso, valorizzato la Nocciola, l'Alta Langa, di cui comunque la Nocciola è l'espressione massima, e comunque anche gli altri prodotti, portando il nome di questo territorio in giro per il mondo. Quest'anno a ricevere il premio Fautor Lange sono una donna originaria dell'Alta Langa, che col suo lavoro ha comunque veramente caratterizzato un'epoca, che è quella dell'emancipazione della donna di Langa a moderna imprenditrice, che è Sandra Vezza, imprenditrice, donna di Langa creativa, conosciuta per diverse iniziative imprenditoriali. Massimo Albertengo, che è noto imprenditore, amministratore dell'Albertengo Panettoni, che è a Torre San Giorgio, quindi nella parte nord della provincia di Cuneo, ma che utilizza materia prima di Cortemila, ha comprato le nocciole nel nostro territorio. Roberto Modrito, che è nella doppia veste di sindaco e di presidente dell'autorità regionale piemontese Cavour, quindi insomma, queste due attività di promozione e valorizzazione. E poi avete due ambasciatori. Poi gli ambasciatori si caratterizzano per essere normalmente dei volti conosciuti, VIP, certo, o comunque persone che nella vita si sono fatte conoscere per il loro lavoro, per la loro abilità. Uno è un grande chef stellato, chef del tornamento di Treviso, Maurilio Garola, che ha contribuito tantissimo alla qualità della cucina di Langa, alla crescita. E poi Massimo Boldi, ambasciatore della Nocciola nel mondo. Lui è un attore, un comico, un cabarettista, un musicista, ma soprattutto un appassionato della Langa e dei suoi prodotti. Avevamo già premiato comici come Pozzetto e come la Letizzetto, oggi tocca a Massimo Boldi, il 25 di agosto a Cortemila. Vi aspettiamo tutti. E ora la cultura, 50 titoli per la nuova stagione del Teatro Ragazzi e Giovani, 114 le recite, di cui 17 produzioni e coproduzioni. Da ottobre a maggio andranno in scena spettacoli pensati per le famiglie, per i ragazzi e per le scuole. Vediamo. 50 titoli, 114 recite, di cui 17 produzioni e coproduzioni, due festival, uno internazionale di teatro di figure e l'altro dedicato alle nuove generazioni. Sono alcuni degli appuntamenti in programma, dal titolo al luogo comune, per la stagione 2024-2025 della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, gestita dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Da ottobre a maggio andranno in scena spettacoli pensati per le famiglie, per i ragazzi e per le scuole. Per queste ultime, le rappresentazioni, ancora in fase di elaborazione, sono più di 130. La Casa del Teatro, spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino, vuole essere uno spazio ideale dentro il quale incontrarci, confrontarci e scoprire, un viaggio alla riscoperta dei grandi classici e dei grandi autori che sono diventati patrimonio comune, affiancati da rielaborazioni di temi e soggetti che hanno costruito l'immaginario condiviso dei luoghi dell'infanzia. Ma la stagione si occuperà anche di riflettere sul luogo fisico in cui svolgiamo attività, che quest'anno più che mai metterà al centro l'attenzione per l'accessibilità e per l'inclusività delle nostre proposte, cercando di lavorare al meglio per superare ogni possibile barriera. La presidente della Fondazione TRG, Anna Maria Poggi, ricorda il successo della scorsa stagione con oltre 42.000 spettatori tra settembre e giugno. Poggi inoltre sottolinea come sempre più la Fondazione è il partner naturale per realizzare attività rivolte alle famiglie e alle nuove generazioni. Dal 30 settembre al 13 ottobre verrà ospitata la 31esima edizione della Rassegna Incanti. Ad aprile 2025 il Festival per le Nuove Generazioni Gioco Teatro Torino.
Dal teatro all'arte è stata infatti inaugurata a Castiglione Saluzzo nel Cuneese la mostra d'arte, la leggerezza della scultura contemporanea, accompagnata da una serie di eventi collaterali sul territorio. Noi siamo andati a visitarla. Castiglione Saluzzo ospita fino al 27 ottobre una mostra d'arte dal sapore internazionale. La rassegna, dal titolo La leggerezza della scultura contemporanea, curata da Cinzia Tesio, intende rilanciare lo spazio espositivo di Palazzo Sarriò della Tour, edificio settecentesco antica residenza dei Saluzzo Paesana, grazie alle opere di tre artisti di valenza internazionale con l'impegno dell'associazione giovanile Attivamente e del Comune. In esposizione opere realizzate in legno, ferro e argille per trasmettere emozioni e sensazioni e riflettere sui temi di attualità della nostra società e i loro intrecci con il mondo. Gli scultori Enzo Bersezio, Carlo Doria e Toshiro Yamaguchi insieme formano un gruppo eterogeneo per i personalissimi linguaggi espressivi, ma uniti dalla loro passione per l'arte e materia che li ha portati a una produzione di forme uniche. La mostra è accompagnata da una serie di eventi collaterali che promuovono il territorio e le sue eccellenze utilizzando l'arte come veicolo di valorizzazione del patrimonio culturale. È una rassegna in cui tre maestri scultori espongono le loro opere plastiche. L'idea è quello di lasciare un messaggio attraverso l'arte contemporanea. E il territorio in zona tra Busca e tutta l'area saluzzese aveva già visto molte mostre storicizzate. L'idea era quindi di dare un'apertura diversa, una visione diversa. Il lavoro indaga sull'uomo che in questo caso l'opera si intitola Interferenze. E ho voluto sottolineare come l'uomo cerchi sempre di mettersi davanti, uno davanti all'altro, portarsi a primeggiare, a mettersi davanti alle altre persone. E questo genera una sorta di groviglio che impedisce proprio la leggibilità dell'individuo. Qui è il risultato, è parte del risultato del mio lavoro, per il resto fa parte del quotidiano, del mio quotidiano. Non saprei neanche bene cosa dire, perché mi alzo al mattino e incomincio a pensare queste cose e poi magari me le dimentico anche un po' ogni tanto, a un certo punto me li ritrovo lì, palpitanti, che dialogano con me prima che con gli altri. E niente, poi essendo di fatto piemontese e avendo vissuto molti anni a Cuneo, il fatto di essere in questa splendida cittadina mi fa molto molto piacere. Stasera alle 20.30 c'è il consueto appuntamento con la nostra trasmissione dedicata alle bellezze del territorio Non Vedo L'Ora. Stasera Roberto Monteriso ci porta a Rivarone. Non Vedo L'Ora è arrivata in un posto incredibile. Ve lo stiamo per raccontare col suo primo cittadino. Dove siamo arrivati? A Rivarone, una piccola comunità di 395 abitanti, pur essendo piccola, però siamo un paesino molto attivo. Siamo in provincia di Alessandria. Ricordiamo che Rivarone è anche conosciuto come il paese delle ciliegie. Allora, sono tantissimi anni che noi abbiamo un tipo di ciliegia che si chiama la ciliegia precoce, cioè generalmente, tempo permettendo, perché in questi ultimi anni diciamo che il tempo non ci ha aiutato molto, però a fine aprile facciamo una camminata che si chiama Camminata tra i ciliegi in fiore, che è riconosciuta nei vari territori. E dopodiché, dopo 40 giorni, abbiamo questo tipo di ciliegia, che appunto che è la ciliegia precoce di Rivarone. La chiamiamo così perché praticamente, oltre alla sua bontà, è perché viene prima di tutte le altre. Nel senso, noi tantissimi anni fa come comune siamo entrati nel consorzio ciliegie e quindi ad esempio Vignola, per esempio, che è famosa anche lei per le ciliegie, però le loro ciliegie sono più tardive delle nostre. Noi abbiamo questa peculiarità. Le prime ciliegie escono qua a Rivarone. Esatto, esatto. Fin da bambina mi ricordo che, anzi, una volta si faceva addirittura al mercato, cioè chi aveva le ciliegie, che tuttora si fa con i banchetti, eccetera, però una volta, tipo mia nonna, veniva nella via principale insieme ad altri con queste ceste piene di ciliegie ed era bello perché era proprio, sentivi la festa, ecco. E ora c'è l'almanacco del giorno. Una buona serata, restate con noi. Buongiorno e buon 28 luglio. Oggi la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celso, martiri. Accadde oggi,
1914, scoppia la Prima Guerra Mondiale. L'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio, posto dall'Austria-Ungheria a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano di un nazionalista serbo. 1976. La Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio RAI. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. 1987. Alluvione in Valtellina. Un fianco del Monte Zandila frana sotto la pioggia incessante, cancellando due paesi della provincia di Sondrio e provocando morti e dispersi. È il triste epilogo di un'odissea cominciata 10 giorni prima, con l'inizio di una catastrofica alluvione che ha provocato smottamenti, allagamenti ed esondazioni. 1996. L'uomo di Kennewick. I resti di un uomo preistorico vengono scoperti, appunto, nei pressi di Kennewick, Washington. 1998. Scandalo Lewinsky. L'ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton. 2013. Strage del viadotto Acqualunga. Un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti. È il sinistro stradale più grave avvenuto in Italia. Nati oggi. 1941. Riccardo Muti, direttore d'orchestra e direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo, direttore dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata nel 2004, è stato direttore principale della Philharmonic Orchestra di Londra e della Scala di Milano. 1956. Nasce Luca Barbareschi, attore, regista, produttore e politico italiano. 1968. Max Giusti, attore, comico, conduttore televisivo e imitatore. Morti oggi. 1741. Muore a Vienna Antonio Vivaldi, famoso compositore delle Quattro Stagioni. 1750. Muore a Lipsia, in Germania, il compositore Johann Sebastian Bach. Aveva 65 anni. 10 giorni prima aveva recuperato improvvisamente la vista, ma subito dopo era stato colto da un ictus. Il proverbio del giorno. Quando il sole è nel leone, metti la moglie in un cantone e bevi il vino a garganella.